il medico. Ok, è ora di dare da mangiare al pesce. Torna alla vasca di Alexander e introduci le piante. Non possiamo permetterci di farti vagare per i laboratori in quelle condizioni. Ti ammazzo! Fa come ti dico! Oh, oramai ti avevamo dato per spacciato. Pare che questo sia il posto dove mandavano in pensione gli altri vecchi daddy una volta che si ammalavano. Dobbiamo farti raggiungere il nascondiglio della dottoressa Lamb, o tutta la ricombinazione a cui ti hanno costretto ti ucciderà. Il tuo corpo sta cominciando a disgregarsi. L'urgenza di trovare Eleanor ti farà diventare folle o ti farà cadere in coma. Tu non vanti alcun diritto su di lei. La tua stessa concezione rappresenta uno dei peccati più gravi di Rapture. Eppure tu persisti. Perché? Il sistema della riserva di vita sottomarina attivo. Avviso a tutti i dipendenti. Da questo momento in poi, il soggetto Delta è congedato. Accompagnatelo fuori. No! Non resisterò! Cos'è stato? Rimuovi il cuore! Richiamami domani mattina! Come ci hanno mandato quelli della parte, vero? Come on.
pensare di comprarmi con questa bustarella, questo misero, questo sublime maledizione a te, Delta! Perfetto, ha abboccato e l'hai portato dove volevi. Ora usa la console per prelevare un campione genetico. Dovrebbe stampare la chiave automaticamente. La chiave è pronta, vai a prenderla. Ora possiedi la chiave per il nascondiglio della LAMB. Non ti resta che recarti alla stazione Oxyfill e usarla. Fatto. Il pulsante di eliminazione dei campioni sul pannello davanti a te produrrà una forte scarica elettrica nella vasca, più che sufficiente per uccidermi. Qualsiasi cosa possa dire per dissuaderti, non ascoltarmi. L'uomo che ero non esiste più. Dopo la mia morte trova Sofia Lamb. Dille che ho trascorso le mie ultime ore in stato di lucidità qui, a catalogare per lei ogni nuovo impulso morale prima di impazzire. Addio, amico mio, e grazie. Sofia Lamb ha preso il controllo di Rapture ed è la mandante dei rapimenti delle bambine in superficie. I suoi ricombinanti hanno distrutto il mio sommergibile e mi hanno costretta alla fuga. Ma questa biglietteria è sicura e anche se non posso fidarmi di lui, Sinclair è un valido alleato. Ho già salvato qualche sorellina dalle grinfie della Lamb. Tutte vogliono sapere come faremo a tornare a casa. Vorrei tanto sapere cosa rispondere. Persefone, finalmente ci siamo. Trova Eleanor, figliolo, e presto. Sua madre ha convinto tutta Rapture a separarvi. Chiedo, Delta, sai perché sei qui? Hai idea di ciò che ti ha dato mia figlia? Ti osservo e invidio la tua ignoranza. Tu ancora credi?
È lei, figliolo. Eleanor Lamb. Non importa cosa puoi provare adesso, hai un compito da svolgere. Apri quella gabbia. Lei viene con noi. Come ci ricorderà d'ora in poi? Io ho disposto i miei pezzi sulla scacchiera, come era da aspettarsi. Come hai fatto tu? È questo ciò che sperava? Padre e madre le puntano gli occhi addosso, ma sono occhi ciechi. Addio, soggetto Delta, e rincuorati, perché almeno tu ti sei liberato dei tuoi geni. Ti sta aspettando! Entra! Il segnale sta sparando, figliolo! Non vedo e non sento nulla! Qualcosa nella stanza lo sta disturbando! Osserva la Delta. 10 anni e ancora sei nei suoi sogni. 50 secondi al termine. Sai perché Eleanor ti ha portato qui? Lei voleva un padre. Così ha trovato il modo di ricreare il tuo corpo e la tua mente. Da allora ha seguito le tue gesta, esaltandole come fossero operato divino. La bambina distesa su quel letto non è più mia figlia, né il prodotto del mio lavoro di una vita. È un mostro, modellato soltanto da te. Ciò che ha sempre voluto essere. 20 secondi al termine. Ma c'è un dettaglio relativo al vostro legame che non ha tenuto in considerazione. Il tuo corpo è stato progettato affinché entri in coma nel momento in cui il suo cuore cessa di battere. Eleanor, perdonami. Adesso il suo corpo si sta spegnendo in modo naturale, ma se muore per un trauma, ce lo ritroveremo tra i piedi. Massimo contenimento ancora in atto. Nessuno entrerà in questa stanza prima che sia morto. Padre, sono io, Eleanor. Mi spiace. Mia madre ha arrestato il mio cuore abbastanza a lungo da danneggiare il nostro legame. Adesso rimanere accanto a me non ti impedirà di morire o peggio, ma posso ancora aiutarti a fuggire.
Questa sorellina ti ha portato una cosa che ti permetterà di assumere il controllo del suo corpo. Che può sembrare strano, padre, ma ora potrai vedere attraverso gli occhi di questa sorellina e dirle dove andare. È così che ti ho condotto da me senza che mia madre lo sapesse. Ora, per prima cosa, dobbiamo farti uscire da qui. Nell'ufficio di mia madre dovresti trovare un modo per sbloccare le celle in cui ci eri rinchiusi. Trova un modo per entrarci. Sei. Dovrebbe esserci una leva da qualche parte. Tirala e sbloccherai le nostre celle. Attenzione! Augustus Sinclair è stato avvistato all'interno della struttura. Cercherà di raggiungere il soggetto Delta. Tutti i servizi dei familiari resteranno sospesi finché non sarà trovato. Ciò che mi ha fatto mia madre mi ha indebolita parecchio, altrimenti agirei io stessa in prima persona. Ma se voglio salvarti la vita, dovrò cambiare per essere finalmente forte come te. Ora dovresti essere in grado di individuare l'equipaggiamento da Big Sister. Portamelo, per favore. Qui c'è un pezzo dell'equipaggiamento, padre. Trova anche gli altri e portameli. Dieci anni, padre. Bloccata in questo incubo delirante. Mia madre mi teneva sedata per perfezionare la mia mente con l'Adam. Per lei... il figlio ideale è un genio che serve il bene comune senza fare domande. Tu mi hai salvata da questo. Altre sorelline derivano da me, in parte. E vedendole crescere a Rapture, ho sentito tutto. Quando stavi insieme alle sorelline, loro si fidavano di te come di un padre, proprio grazie a me.
Su una cosa, mia madre aveva ragione. Ti ho osservato, padre. Ho studiato il modo in cui ti comportavi con gli altri e ora so chi sono. Sono libera. Dopo tutto ciò che mia madre mi ha fatto, sono viva e sufficientemente curiosa da voler vedere il sole. Ogni volta che salvavi una delle mie sorelline lo sentivo e per la prima volta dopo tanti anni ho cominciato a sperare. Ora farò lo stesso con tutte le altre. Iniziando da lei. Ce l'abbiamo fatta, padre. Presto sarò lì. Questo equipaggiamento mi ha sempre fatto pensare a te, padre. Evidentemente ti ricordo sempre con addosso una corazza scintillante, ma adesso tocca a me combattere per te. Prendi questo plasmide, usalo per chiamarmi e combattere al tuo fianco.